Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Dure critiche a Fedez dopo la morte di Gioele Puzzu, il bambino di 9 anni morto lo scorso fine settimana. Il piccolo è stato schiacciato da una porta di calcio a Ozieri in Sardegna, mentre in paese si celebrava la festa patronale e dove poche ore dopo si è tenuto anche un concerto del rapper milanese. Proprio per questo il cantante è stato travolto dalle polemiche. La più dolorosa è quella del padre della vittima, Ivan Puzzu, che non ha perdonato a Fedez di essersi esibito nonostante la tragedia appena successa. Ti facevo una persona più umana visto che hai dei figli. Potevi non cantare per una sera e rispettare il mio dolore. Parole dure a cui l'ex giudice di X Factor non ha mai replicato, ma che hanno scosso l'opinione pubblica. A prendere le difese di Federico Lucia questa volta ci ha pensato Selvaggia Lucarelli. La scrittrice per una volta ha sotterrato l'ascia di guerra e ha detto la sua sulla vicenda. Su questa vicenda Fedez ha ovviamente ragione, con tutto il rispetto per i genitori del bambino. La penna del vaso di Pandoro ha però colto l'occasione per lanciare anche una frecciatina, sottolineando che il rapper si trovi a vivere un'esperienza simile a quella da lei vissuta quando mise in discussione la raccolta fondi per Matteo Mariotti, il ragazzo di Parma che perse una gamba dopo essere stato attaccato da uno squalo in Australia. Morte Gioele Puzzu, la dura critica del padre a Fedez. L'attacco di Ivan Puzzu, il padre del piccolo morto ad Ozieri sabato 14 settembre, è stato molto duro. L'uomo ha contestato a Fedez di essersi esibito nel suo concerto, durante la festa patronale, nonostante pochissime ore prima il suo bambino morisse a pochi metri dal palco. Ti facevo una persona più umana, visto che hai dei figli. In quel momento che cantavi a Ozieri ero a terra con mio figlio, chiedendogli di riaprire gli occhi. Noi abitiamo a Olbia. Siamo venuti a Ozieri perché mio figlio cantava le tue canzoni e voleva vederti cantare dal vivo. Tutto questo non gli è stato possibile. Potevi non cantare per una sera e rispettare il mio dolore. Parole pesanti e dolorose, a cui il rapper di Rozzano non ha mai replicato. L'unico commento del cantante è arrivato ancora prima, quando sul web in molti avevano polemizzato sulla vicenda. Sono stato avvertito di questa terribile tragedia poco prima di salire sul palco. Prima di esibirmi, ho chiesto a tutto il pubblico di fare un minuto di silenzio per commemorare Gioele ed esprimere la vicinanza di tutta la piazza alla famiglia, e nessuno si è permesso di dire nulla. Vergogna a chi? Ma come si fa? Solo perché sono andato virale con l'autotune. Questo la dice lunga sullo stato dell'informazione italiana. Fate schifo. Selvaggia Lucarelli difende Fedez con riserva. Nonostante il passato burrascoso che li lega, a prendere le difese di Fedez è scesa in campo Selvaggia Lucarelli. La scrittrice ha voluto dire la sua sulle polemiche che hanno travolto il rapper dopo la tragica morte di Gioele Puzzu. E su Instagram ha sentenziato: «Su questa vicenda Fedez ha ovviamente ragione, con tutto il rispetto per i genitori del bambino». Poi ha aggiunto una stoccata. «Il nostro eroe sta sperimentando esattamente quello che ho vissuto io sulla vicenda dello squalo e a cui lui si è attaccato con voracità per danneggiarmi. Il potere della vittima. Puoi avere ragione quanto vuoi», continua la giornalista, «ma di fronte alla vittima che racconta che tu sei un bastardo e alla stampa che la seconda, la verità non conta più». Il riferimento di Lucarelli è chiaro e riguarda i dubbi che lei sollevò in merito alla raccolta fondi per Matteo.